e bentornati al Gormiti Show! Al Gormiti Show! Gianni, ma cosa stai facendo seduto lì? Perché non sei sulla tua poltrona? Allora, intanto sei tu sulla mia poltrona. Secondo, vedi un'altra poltrona? No, per sbaglio l'ho fatta scomparire con la magia, vero? Ecco, terzo, sono arrabbiato. Arrabbiato? Sì. E per cosa sei arrabbiato? Perché? Ti ricordi la scorsa puntata? Sì. Ho perso contro di te con i collezionabili. Vabbè, ma se quante volte ho perso io? Fa niente. Non sento che ti arrabbi. E quindi, guarda un po'. Cosa stai facendo? Me la sono legata al dito. Oh, ma che permaloso che sei. No, non è questione di essere permalosi. Bisogna saper perdere. Non è vero. E infatti, oggi iniziamo questa puntata con una super sfida. Con una sfida? Sì, che sfida facciamo? La sto appunto preparando. Allora, ve lo spiego. Ho stampato, guarda un po', diversi gormiti dal sito dei Gormiti. Ok? Fino a qua okay. Ci siamo. Sono disegni da colorare. Però non bisogna colorare. Li ritagliamo? No, bisogna disegnare. Ma così tu vinci facile. Tu sei bravo a disegnare. Non mi interessa, ascolta le regole. Praticamente abbiamo un tempo che è di 60 secondi. Scegli quello che vuoi. E in 60 secondi bisogna disegnarlo uguale o più o meno simile. Chi tra i due lo fa quindi quasi uguale vince. Ma okay? 60 secondi sono pochi. Meno mi interessa. Ma così ti vincerai sicuramente. Fa niente, allora, giusto, tu che sei seduta lì sulla mia poltrona, conti, ok, hai un timer. Ok, va bene, metto il timer. Conti allora. 60 secondi e io inizio e poi facciamo cambio. Vado, col timer. Aspetta, scelgo la matita, quella più corta. Dai, su. Quella più corta a te. grazie, sempre gentile. 3, 2, 1. Vado. Aspetta, messo, partito. 3, 2, 1. E tempo scaduto. Non è vero. Finito. No. Giù la penna. Non è la penna. Matita. Giù la matita. Ok, ho fatto. Ecco, fammi segnare almeno il nome, Johnny, dai. Vabbè, si capisce che l'hai fatto tu. Ok, ho finito e tra poco te lo mostrerò. Come tra poco? Sì, non ora. Ah, quando lo finisco anch'io. Esatto, lo piego. Così. Va bene, dai, allora lo adesso. Lo tengo stretto. Tocca a me. Sì, vai, fai la magia. Oh, ora tocca a me. Oh, adesso che bello, non vedevo l'ora. Così impari. Sei proprio cattivo comunque a scegliere una sfida così difficile. Vedrai le prossime volte le sfide che sceglierò io. Comunque, okay. Io naturalmente scelgo il mio amato Lord Titano. Sì, lo sanno tutti. Sei pronta? Sì. Faccio partire il timer. 3, 2, 1, via. 3, 2, 1... Stop! No, aspetta! Finish! No, che è tu? Tu hai avuto dei video. No, io ho scritto solo il nome. Anch'io. Senti, fatto. Non si dicono le bugie. Ho scritto il nome! Ti cresce il naso lungo. Ho scritto il nome. Va bene, ok. Allora, come mostriamo? Lo giriamo. Lo giriamo? Sì. Ok? Al mio 3. Insieme? Sì. Ok. 1. 2. 3. Ecco il mio bellissimo disegno. Ma aspetta, che è quello? Ehi! L'ho fatto io! L'altro! Ma Giada, sei impazzita? Vai! 3, 2, 1. Sì, non è tanto bello! È che hai scelto pochi secondi! Tu sei bravo a disegnare, beh, anche il tuo sembra che abbia il ciuffo dell'ananas in testa. Fa vedere. Comunque c'è da dire che è effettivamente vero, 60 secondi per disegnare un lord è difficilissimo, è un pochino. E vabbè, però posso ammettere che mi sono avvicinato un po' di più io? Sì, va bene, te l'ho detto, hai vinto tu, ok, hai vinto tu questa challenge, vedrai la prossima volta però. Va bene. Vincerò io. Ok. Oh, che bello aver vinto questa volta, sono proprio contento. Sì, guarda Johnny, adesso però io ti sfido a una cosa. Dove sono brava io, dato che tu mi hai voluto sfidare su una cosa dove eri bravo tu. Va bene, sentiamo. Allora, c'entra la musica. E questo già mi piace. Si deve ballare. E questo già non mi piace. Come non ti piace? E insomma. È bellissimo. Allora, però ci sono delle regole. Mm. Delle regole che bisogna stare molto attenti a ricordarsene. Sì, ok. Allora, io ti dirò 3 comandi. Ok. Quando dirò Lord Carrion. Ah, è il gioco dei 3 Lord che mi dicevi. Sì, è il gioco dei 3 Lord che ho inventato io l'altro giorno. Ok, apro bene le orecchie, sentiamo. Allora, quando io dirò Lord Carrion, okay, che equivale al colore rosso, sì, tu dovrai fermarti. Diventare una statua di ghiaccio praticamente. Ok. Ok?
Quando dirò invece Lord Titano, che è il colore giallo, dovrai ballare a rallentatore. Come una tartaruga gigante. Esatto, come una tartaruga. Okay. Invece, quando dirò Lord Electron, che è il colore verde, potrai tornare a scatenarti. Oh, questa sì che mi piace. Ok, però io ridirò in disordine. Ok, mi piace questo gioco, mi piace, vabbè, vediamo cosa combinerò. Sei pronto? Sì, sì. Più o meno. Vai, allora facciamo partire la musica. Facciamo che inizio a ballare, dai, Lord Electrion. Sì, Lord Electrion, giustamente. Ok. Vai con Lord Electrion, allora. Ci sto. Lord Titano. Giusto, vero? Sì, 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 sì. Lord Electrion. Lord Carrion. Titano. Electrion. Aspetta. Lord Titano. Lord Carrion. Ah sì, bravo però, Lord. Vai, fallo più difficile, più veloce. Lord Titano. Aspetta, Lord Titano. Electron. Carrion. Titano. Aspetta, non sono confuso. No, Titano. No, è sbagliato. Aspetta. Titano è rallentatore. È vero. Ok, basta Giada. Ok, va bene, allora adesso tocca a me, vai. Uffa. Sono pronta, aspetta che mi riscaldo. Ok, ci sono. C'ero quasi. No, sei stato bravo però, devo dire. Lo so, è anche un po' stanco. Va bene, vai. Sono pronta. Ti do i comandi, pronta. 3, 2, 1, Lord Electrion. Lord Electrion. Sì, è giusto. Lord Electrion alla massima potenza. Lord Titano. Lord Electrion, Titano, Carrion, Titano, vai Titano, ti do! No, è Titano il rallentatore! Lord Electritano! Cosa vuol dire? Ah, è vero, non vuol dire niente! Non vale. Lord Electrion! Aspetta, Sì, non è che devi pensare. Mi sconfondendo. Lord Carrion, Lord Titano, Ecletrion. No, ma così non vale, non lo sai neanche tu cosa stai dicendo. L'orso. Lord Orso. Va bene, Lord Titano. Ci sta sfuggendo di mano questa cosa. Ok, allora. Giada. Facciamo un attimo di pausa. Sì. Sono un po' stanca anch'io, devo dire. Ok, è successo di tutto. Però è divertente. Facciamo che siamo pari, battimi un 5 di distanza. Ok, senti Giada, che ne dici se mi offri 3 bicchieri d'acqua? Almeno 3 bicchieri, che ho una sete. Va bene, dai, ti accontento. Grazie. Ti sei divertito, eh? Sì, è stato molto molto divertente. Anzi, bambini, fatelo anche voi con mamma e papà o i vostri fratellini o le vostre sorelline, perché è davvero molto bello. E mandateci video a gormitishow.gormiti.com, perché noi non vediamo l'ora di vederli. Esatto, ma adesso Giada è arrivato il momento di bere un bellissimo bicchiere d'acqua. Però facciamo un gioco. Facciamo un gioco? Sì. Va bene, spiegami. Allora, io adesso verso, guarda, ti faccio vedere. Abbiamo 3 bicchieri. Ok. Così. Verserò l'acqua nel bicchiere. Io farò un po'. Esatto, in uno. Poi faccio un po' di giochini, di giro. E tu mi devi sempre dire dove si trova l'acqua, è semplice. Okay. E se la trovo? Ok, facciamo così. Poi io inizio a scartare dei bicchieri. Ok. Se nell'ultimo rimane l'acqua, giuro che me lo rovescio sulla testa. Mica incrociato le dita, vero? No, non le incrocio le dita. Sì, le stai incrociando. Ah, scusami, no, non volevo. Ok, non le sto incrociando ed è una promessa. Lo fai poi? Sì, sì, sì. Ok, allora, va bene. Allora mi piace. Metto un pochino d'acqua qua, ok? Ok. Poi la metto qua, nel bicchiere numero 2, e la mettiamo nel bicchiere numero 3. Ok. Ovviamente l'acqua è nel bicchiere numero 3. Ricordati i numeri, va bene? Ci proviamo? Vado. Vai. Ok, dov'è l'acqua? 2. Sì. Dov'è l'acqua? 2. Ok, adesso vado più veloce. Ok, l'acqua. Controlla sempre dov'è l'acqua. Controlla sempre dov'è l'acqua. 2. Qui? Allora, no. Vediamo. Hai detto tu. No, vediamo, hai detto due, io, vediamo, ci provo. Vediamo, no, se qui l'acqua. Vediamo se vinci. Non è lì l'acqua. Sì, proviamo. 3, 2. Così è facile. 1. Io ti ho detto che era nel bicchiere numero 2. L'acqua non era qui. Mi spiace. Adesso è più difficile. L'acqua, te lo dico. Ok. È qui. Ok? Mm-hmm. Pronta? Sì. Vado, veloce,
Ok, dov'è l'acqua? Qui. Qui? Vediamo, proviamo. 3, no, qui. 2, 1. però Johnny... Mi spiace, adesso ho vinto. Lo sapete, amici, no, che io non hai vinto, vinto. Resta l'ultimo bicchiere. Voglio vedere. Scusami, non c'è che nessun bicchiere. Sì, è questo. Che cos'è questo? È il bicchiere, è il bicchiere con l'acqua, quello che ti avevo detto io. Sì, ma infatti il gioco era questo, se rimaneva l'acqua lo lasciavamo qui. No. Come no? No, avevi detto che te lo lanciavi in testa. No, non è vero, queste non sono le rovesciavi. Mie... Sì, te lo rovesciavi, avevi promesso, senza incrociare le dita. Bambini, lo devo far davvero. Sì, 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 sì. No, Giada, dai, non farmelo fare, ti prego. Dai, su, me l'hai promesso, devi farlo. Sì, buona, fai una magia, ti prego. Dai, fai una... L'hai fatta? Sì. È vero! Sono stata buona, grazie, dai! Grazie mille, Giada, grazie. Così non mi sono bagnato. Non avevo proprio voglia di fare la doccia. Però è divertente come gioco. Eh sì, non fatelo voi a casa, bambini, perché se lo fate vi rovesciate l'acqua in testa. Eccoci, amici, siamo arrivati al momento della bacheca gormitica! Allora, inizi tu a leggere. Sì, 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 dai, inizio io. Allora, Antonio Molinari ci manda un disegno. Una sua foto e la baby dance gormitica. Grande! Davvero bellissima, ma andiamo per ordine così commentiamo tutto. Va bene. Vabbè, intanto il disegno, c'è Riff che vuole evocare Johnny e poi c'è anche Aaron che vuole evocare Giada. Bellissimo, Giada. Ci siamo anche noi così. Poi, guarda quanti gormiti hai, Antonio! Tantissimi! Sono tantissimi e in più stai guardando pure il cartone animato alla TV. Bravissimo! E poi c'è anche la baby dance gormitica che adesso guarderemo tutti insieme. Vai! Giada, bellissima questa baby dance, mi sono divertito tantissimo. Sì, anche io mi sono divertita solo a guardarla e poi visto che aveva il cappellino come il tuo. Eh sì, era un grande Johnny, bello, 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 grazie, grazie, grazie. Però c'è una super dedica da parte di Antonio. Vai, leggila. Allora, ciao, sono Antonio Molinari da Corigliano, ho 5 anni e mezzo e praticamente Gorm è a casa mia. Addirittura. Colleziono tutto, dalla foto si vede, sì, vede tantissimo. Non mi dilungo. Volevo semplicemente dirvi con tutto il mio cuoricino, gormiti, Johnny e Giada. Wow. Grazie. Ti mandiamo un mega bacione e un mega abbraccio. Non è finita. Non è finita? No. E adesso arriva la parte più commovente, Giada. Grazie di esistere in questi giorni così lunghi, tristi e difficili. Voi siete il gioco, le risate, la magia, mi sto commuovendo davvero, la gioia. Siete strepitosamente gormitici. Vi voglio un mondo di bene. E non finirò mai di ringraziarvi. Un abbraccio e baci gormiti. Ringraziamo noi te per seguirci. Mi emoziono, scusate, scusate. Proseguiamo con la dedica di Salvatore Alfonso Maria Gargano. Ci ha mandato questo disegno qui. Bello, cos'è? E ci ha scritto: Johnny e Giada, siete fortissimi insieme, ma sono molto colpito da Johnny per tutte le volte che ha vinto con i collezionabili. Giada, Giada, è così, è così. Sono Salvatore e ho 5 anni e vi seguo sempre. Vai. Vi mando i miei disegni dei gormiti mecha e dei gormiti normali. Spero che mostriate i miei disegni durante il vostro show. Ciao e a presto, Johnny e Giada. Eccolo! Ed eccolo qui il tuo disegno. Grazie mille. Che bello, l'hai fatto tutta a matita poi. È super, super, super. Vado avanti io. Benedetto Mapelli. Ciao, mi chiamo Benedetto, ho 7 anni e abito a Milano. Le scuole sono chiuse per il coronavirus, allora ho tempo per guardarvi. Ho fatto un disegno per Giada e una foto con i miei gormiti. Il mio preferito è Lord Carrion. È il mio. Ma nessuno qua, Titano, ormai guarda, non me lo dicono più. Guarda un po', Giada, che disegno super ti ha fatto, è tutto dedicato a te. Eccolo lì, Titano. Te lo leggo così stiamo a distanza. Scusate, non so disegnare molto bene, anche se secondo me è bellissimo. È ho disegnato Lord Titano che vuole Giada e Lord Electrion che la protegge. Oh, che bello! E qualcun altro che ti protegge? E ci sono anch'io lì, lo vedi? No, non ti vedo. Sì, che ci sono. Non posso avvicinarmi, ma io mi vedo. È vero, ci sono, grazie, che bello. Un disegno tutto per te, grazie, bellissimo. Grazie mille. E c'è la foto è questa.
E bravissimo anche tu, hai tantissimi super gormiti. Proseguiamo con Saverio Piccinni, che ci scrive: ciao Johnny e Giada, vi mando i miei disegni dei gormiti. Spero che li facciate vedere al Gormiti Show. Eccoli! Io guardo tutti i vostri episodi e non me ne perdo nemmeno uno su YouTube. Grazie! Guardo anche tutti gli episodi della serie vecchia e della serie nuova dei gormiti in TV. Giusto, giusto. Il mio lord preferito è Election, il mio gormita preferito è Kionos, il mio guardiano preferito è Ikor. Tra Johnny e Giada la mia preferita è Giada. Ciao questo, a tutti! Questo te lo sei Saverio. Inventato! No, c'è scritto, dopo te lo faccio leggere. Guarda, vedi? È vero. Grazie. Non mi aspettavo Johnny, no, vero. E il suo disegno è questo qui. Guarda che bello, tutta wow, matita l'ha fatto. È Lord Tritian, è vero? Sì. Guarda che bello, c'è anche il sole, ma ha fatto tutte le sfumature anche. Bello, bello, mi piace tantissimo. Giada, so che hai un'ultima foto, vero? Ne ho ancora due. Allora, la foto di Antonio Salvati, che è proprio questa qui, e ci scrive: ciao Johnny e Giada, mi chiamo Antonio e ho quasi 4 anni. Carino. Vi ho scoperto da solo, giocando con il telefono della mia mamma, e da quel momento siete diventati i miei amici del cuore. Oh. Grazie. E ogni giorno la mia mamma mi fa vedere il vostro show alla TV. Mi piace tantissimo e voi mi fate divertire un mondo. Anche io per la giornata mondiale della Terra ho dei disegni. Spero tanto di vederli nello show. Vi seguo sempre, vi abbraccio forte e vi voglio tanto bene. Grazie. Grazie, infatti vedi, ha disegnato la Terra. È vero, e anche qua il portapenne con la Terra. Sei davvero bellissimo, tenerissimo e noi ti mandiamo un abbraccio gormitico. E ci manda anche un bacio, vedi? Così. Grazie. Ultima foto. Ultima foto, che è questa qui. Sì. La foto di Emanuele Quadrello, che ci scrive: cari Johnny e Giada, mi chiamo Lele. Nella foto sono quello con la maglietta blu e ho 10 anni. Vorrei incontrarvi nel vostro studio e, se sarà possibile, mio padre quest'anno mi porterà alla fiera G come giocare. E spero di incontrarvi anche lì. Vi seguo sempre e spero riusciate ad accontentarmi. Ciao! Magari Giada ci incontriamo anche prima, perché qui non le sorprese non finiscono mai, non però vedremo. Speriamo di vederci alla fiera G come giocare. Wow, ma hai un'armata di gormiti! Sì, davvero, anche con la torre. Fantastico, grazie. Grazie mille. E continuate a scriverci, mandarci tutte le vostre dediche, i vostri disegni, i vostri giocattoli. Le potete mandare a gormitishow.gormiti.com. E Giada, quando poi noi adesso diamo il sito, significa solo una cosa: che la puntata è finita. Però i nostri amici possono continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao.